Marconi, allora Stefano Accorsi, hai avuto l'onore di interpretare questo personaggio, potremmo dire quasi mitologico, cercando di raccontarlo, studiandolo. Innanzitutto voglio sapere qual è la cosa che più ti ha sorpreso della sua figura. Interpretare Marconi, sì, è un grande privilegio anche perché mi ha permesso di riscoprirlo. È un personaggio molto più noto che conosciuto, quindi mi sono reso conto del fatto che era un uomo abitato da un talento gigantesco. Cioè lui fin dalla più giovane età comincia a fare esperimenti sulla trasmissione dei dati senza fili. Perché? Perché è convinto che si possa fare e ci riesce. Ci riesce poi su scala planetaria e da lì diventa uno degli uomini più influenti, importanti e conosciuti del mondo. Quindi è stata una grande riscoperta, anche perché, visto il suo rapporto con il fascismo, poi sicuramente è stato messo un po' in ombra, diciamo, la narrazione di Guglielmo Marconi, quando invece dal punto di vista scientifico è stato un uomo che ha creduto ciecamente nella scienza e in una scienza che serve più a unire e a creare connessione, appunto come il sottotitolo della nostra serie, piuttosto che a dividere e a creare distruzione. Ecco, ma proprio questo rapporto di Marconi col fascismo incarna proprio il dualismo fra scienza e potere e le commistioni spesso anche pericolose, come abbiamo visto, no? E tragiche che ci sono fra di loro. Sicuramente lui viene in un primo momento, siccome lui non era riuscito a brevettare il suo progetto incredibile in Italia, lo brevetta, riesce a brevettarlo in Inghilterra, crea la sua compagnia, la Marconi Company in Inghilterra e diventa famosissimo e importantissimo. Mussolini riesce a riportarlo in Italia, lui viene comunque attratto sia dall'importanza che poi gli viene riconosciuta che dal modernismo, diciamo, del fascismo, quando poi invece il regime fascista comincia a chiedergli con insistenza un'arma di distruzione di massa, lui ricomincia veramente ad essere in grande difficoltà e a porsi un grande problema morale che probabilmente lui prima non si era neanche veramente posto, perché per lui è scontato che la scienza debba essere qualcosa di costruttivo e che debba agire per il bene dell'umanità. Quindi lui temporeggia, non la costruirà mai in questo famoso raggio della morte o quest'arma di distruzione di massa. Però gli verrà fatta una pressione incredibile, verrà molto isolato, e molto isolato sia a livello italiano, poi anche a livello internazionale, perché pagherà lo scotto di essere tornato in Italia, quindi l'Inghilterra gli sequestrerà alcuna parte dei suoi beni, in Inghilterra, insomma, sarà complessa per l'ultima parte della vita. E in questo che idea si è fatto anche del suo rapporto con Enrico Fermi? Beh, sicuramente lui era uno dei maggiori sponsor dei ragazzi di Via Panisperna, cioè lui ci credeva tantissimo, credeva nel talento e nei ragazzi giovani, cioè questi avevano 21, 22, 25, 26, 27 anni, però era un gruppo di geni e lui cercava di convogliare fondi pubblici per la ricerca. Però i fondi diminuivano continuamente, quindi io credo che lui avesse una grande considerazione di Enrico Fermi e di tutti quei ragazzi lì. Fermi, tra l'altro, lo ricordiamo, ma è stato direttore scientifico di tutti gli esperimenti di Oppenheimer poi. Senti, e per chiudere, invece, parlando della miniserie, non è il classico biopic, avrei voluto fare una vera e propria spy story, quindi... Sicuramente una spy story, partendo dal 37, che è l'ultimo suo anno di vita, e andando a ritroso anche, però appunto questo accerchiamento che mano a mano gli viene fatto dal regime proprio perché lo spingono a creare un'arma di distruzione di massa che lui non vuole fare, quindi lo spiano, non capiscono su cosa stia lavorando, perché stia lavorando. Lui in realtà stava lavorando su un proto-radar, che tra l'altro poi è quello che ha contribuito a far sì che anche gli inglesi vincessero la guerra via mare. Cioè, quindi, ecco, lui sicuramente non pensava ad impieghi bellicistici, però se si pensa che oggi la gran parte della tecnologia deriva dal mondo militare, che noi usiamo come internet, lì era il contrario. Lui pensava a delle applicazioni civili e comunque legate alla popolazione, non a delle applicazioni militari. Questo era abbastanza sorprendente e in controtendenza totale. Bene, quindi appuntamento? Il 20 e il 21 maggio, in prima serata su Rai 1, Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo. Grazie e complimenti. Grazie a te. We'll be right back.